Amici di Nerd Retro, ben ritrovati. Oggi finalmente andiamo a fare quello che ha reso un po' popolare questo canale, cioè aprire diversi prodotti legati a Pokémon. Io non ho acquistato tanto di recente, devo essere onesto, devo essere sincero, però avevo comprato su Vinted una carta che non avevo ancora avuto modo di aprire, non ero ancora riuscito a spacchettare qui sul canale perché ho detto cosa faccio, un video per una singola carta? E quindi oggi andiamo ad aprirci questa busta, ma non solo, perché qualcuno mi ha chiesto come mai non mostri quelle che sono le tue carte da vendere, le tue carte doppie, e non apri anche tu un profilo Vinted? E allora ho cercato alcune carte che ho doppie, alcune carte che posso cedere, e qui vi farò vedere una prima introduzione di quelle che poi in un secondo momento caricherò su Vinted. E non solo, perché nel paese in cui vivo sono riuscito a trovare due collezioni con poster di 151. Le ho pagate entrambe, dov'è? Eccolo qui, 19,90 euro. Mi sembrava un prezzo ancora abbastanza abbordabile per 151, quindi una la apriamo, una la teniamo in collezione insieme all'ETB. E cerchiamo di trovare le ultime carte che mancano per completare il tutto. In realtà io avevo già iniziato lo spacchettamento e infatti la busta l'ho già aperta, poi mi sono accorto che il software non stava registrando e quindi ho dovuto ripetere un pezzettino dell'introduzione. Mi perdonerete, ma non troverete l'unboxing della prima busta, però andiamo a leggerci un messaggio. E infatti ecco qui, questa busta che ho comprato su Vinted, questo acquisto che ho fatto su Vinted e che è sulla mia scrivania da ormai troppo settimane, contiene un bel messaggio. Ciao Luca, pensando di fare una cosa gradita, ho aggiunto qualche carta che forse non hai ancora trovato di 151. Più una carta vintage raffigurante uno dei tuoi Pokémon preferiti ed infine fuori dal tema Pokémon prima raffigurazione Panini del 33 di una Juve che fu. E però, attenzione, inizia ad esserci un bel lato di regali all'interno. Oddio, questo è Federico Bernardeschi del Crotone. Pazzesco. Ti chiedo scusa se ho aperto solo ora la busta. Ho avuto delle settimane un po' pienotte, ma andiamo ad aprire il contenuto qui insieme su Nerd Retro e andiamo a vedere che cosa contiene. Dato che ci hai già spoilerato un pochettino di roba, andiamo a vedere cosa sono questi graditi omaggi. Ecco qui, stiamo aprendo e stiamo estraendo. Ecco, questo è l'acquisto che ho fatto. Dato che sapete, mi mancava Zapdos all'interno della collezione di 151. Non l'abbiamo trovato nell'ultimo spacchettamento, quindi lo troveremo al 100% nello spacchettamento di oggi dopo averlo acquistato. Però Zapdos EX era l'ultima carta di 151 delle EX a mancare l'appello e quindi eccolo qui. Acquistato su Vinted. Andiamo a vedere le altre carte. Allora abbiamo un'energia Cosmo Holo sempre di 151, un Jolteon reverse sempre di 151, un Vaporeon reverse di 151. Bellissimo questo. Questo è uno Skarmory che insieme a Lugia e a Ho-Oh, di cui vediamo proprio qui le piume nell'artwork, vanno a comporre un'immagine unica, un trittico con tre uccelli di Johto, due leggendari e uno no che è Skarmory, però questa è una carta veramente molto molto bella e anche simbolica. Abbiamo, oh, attenzione, cos'è questa? Io questa non la conoscevo neanche. Hideout, quindi cos'è, tipo un nascondiglio, una roba del genere. E c'è un Gengar, c'è un Gengar su questo trailer, io questa carta non la conoscevo. Graditissima. Veramente graditissima, grazie, grazie mille. E dietro invece abbiamo una carta che semplicemente teneva insieme il tutto. Quindi due Evolution, una carta di Skarmory che ha una storia e un Gengar che tra l'altro è anche molto bello, questo Gengar Rocket, diciamo che Gengar si presta molto ad essere un po' come il Team Rocket, ma ovviamente, assolutamente, più che altro, Federico Bernardeschi. Ah già, poi c'è anche Zapdos EX, ma questa è la cosa che ci importa di meno. Grazie mille per i graditi omaggi, mi fanno sempre molto piacere queste cosine molto simpatiche, grazie. Poi parlavamo di alcune doppie, ecco, queste sono carte che avete già visto all'interno dei video precedenti, sono tutte carte che purtroppo sono doppie o semplicemente non sono utili nella mia collezione, questa l'abbiamo addirittura sbustata. Se siete interessati ad alcune di queste carte, nei prossimi giorni aprirò un profilo su Vinted, le caricherò e vi lascerò il link per poter poi accedere e comprare queste e anche altre carte, magari alcune doppie che troveremo proprio ora nell'unboxing.
Aspetta un secondo, perché se questo tipo di video ti piace, devi fare una cosa: lasciare un mi piace, un'iscrizione al canale e pure un commento. Fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nell'apposita sezione. Torniamo al video. Prima di tutto, però, devo fare qualcosa di molto liberatorio. Lo mettiamo dentro la sua nuova casetta Perfect Size e dentro l'album. Eccola qua, la pagina con tutte le nostre EX, tra l'altro uno Zapdos c'è già, manca questo qui che tra l'altro ha un'illustrazione bellissima insieme agli altri uccelli leggendari itineranti. In questa illustrazione penso sia un riferimento a Let's Go. I Let's Go erano itineranti? Non lo so, non avendo giocato i Let's Go non lo so. Secondo me qualcosa simile ai cani leggendari o agli eoni, se vogliamo fare riferimento a Rubino Zaffiro Smeraldo, dovrebbe essere qualcosa di questo tipo con i tre uccelli leggendari di canto. Ora invece passiamo allo spacchettamento con un'altra collezione con poster che è diventata ormai lo standard di pack opening su questo canale. Ne abbiamo aperte due in uno degli ultimi video, quindi evito di mostrarvi tutto quello che c'è al suo interno. Anzi, se volete andarvi a vedere anche le altre due spacchettate di collezioni con poster, trovate tutti i contenuti qui sopra nelle schede. Quindi qui abbiamo tre God Pack, un God Pack di Bulbasaur, un God Pack di Charmander e un God Pack di Squirtle. Eh beh, troppo facile così. Se trovo il God Pack, guarda, veramente urlo, perché bene o male di 151 ormai c'è rimasta questa emozione da provare. Per il resto abbiamo quasi completamente finito la collezione. Andiamo subito ad aprire, andiamo a vedere, anche se in realtà spacchettare 151 è sempre bello, è sempre divertente, anche perché è stato il set che mi ha fatto tornare la malattia di carte Pokémon. Abbiamo un'energia base di tipo psico, abbiamo un Poliwag, abbiamo un Pikachu, li mettiamo qua, abbiamo un Farfetch, abbiamo uno Shellder, abbiamo un Rapidash, un Nidorina, vedo qualcosa di brillante ma probabilmente è una rara, un holo normale. Abbiamo la prima reverse che è Dodrio, la seconda reverse che è una seconda reverse ed è Tentacruel. Noi abbiamo ancora Whipping Bell da trovare, ora che mi viene in mente, e dietro Dragonite, infatti sembrava un'olografica normale. Serve Whipping Bell. Whipping Bell reverse è praticamente una delle poche carte che in questo momento mi manca ufficialmente all'interno di 151, quindi sarebbe uno dei pool migliori in assoluto da trovare. So che fa ridere questa cosa, ma è effettivamente così. Quindi cerchiamo di trovarlo. Codicino, una carta in avanti, che è un'energia questa volta non olografica. Charmander, Spearow, Bellsprout, attenzione, siamo vicini a Whipping Bell, però serve reverse. Abbiamo Magikarp, abbiamo Machoke, abbiamo Dewgong, abbiamo Hitmonchan, abbiamo Zubat. Pensavo fosse Whipping Bell. Abbiamo Ivysaur, che è la prima reverse. Attenzione, perché qui dietro c'è qualcosa. Qui dietro c'è un altro Zapdos EX. E tra l'altro, ragazzi, no, attenzione, allora manca qualcosa. Ah, ma Zubat era la prima reverse. Ok, niente, niente, ok. Zapdos è il pull, che tra l'altro è un'altra di quelle carte doppie che ho. Quindi Zapdos in questo momento ce l'ho triplo. Anche questo verrà caricato su Vinted. È il video di Zapdos, dopo tutto. Era un video dedicato a Zapdos per l'apertura, ma abbiamo sbagliato Zapdos. Sarebbe stato simpatico trovare comunque il doppione di quell'altro, dato che era una carta molto costosa che potevo rivendere subito su Vinted proprio a qualcuno di voi. Ultimo pacchettino, andiamo a vedere se c'è qualcosa o se abbiamo sbagliato la collezione di aprile, dato che ne ho prese due, una tenuta sigillata. Abbiamo un'energia elettro, tra l'altro due Cosmo Holo su tre di energie. Abbiamo Oddish, ma noi cerchiamo ancora Whipping Bell, Mankey, Meo, Execute, Benda Rigida, Graveler, la visiera è la prima, no, la Mankey è la prima, quindi doppio Mankey. Dietro Mankey, attenzione, c'è qualcosa, c'è, sì, no ragazzi, non ci credo. Non ci credo. Non ci posso credere. Voi non avete capito. Non l'abbiamo trovato nell'ultimo spacchettamento, quindi lo troveremo al 100% nello spacchettamento di oggi, dopo averlo acquistato. È il video degli Zapdos, l'ho appena comprato, non ci credo. Vabbè, direi che è andata comunque molto bene, è un super, super pull insieme a Kabutops, l'abbiamo appena messo nell'album.
magari alcune doppie che troveremo proprio ora nell'unboxing. Non ci posso credere. Beh, è un'altra carta che finisce dentro su Vinted, pazzesco. Vabbè, a questo punto tengo quella che ho sbustato io e rivendo quella del ragazzo. Mi sembra il minimo. Bastava non prenderla, ma semplicemente acquistare questa collezione. Avrei risparmiato qualcosina, però dai, sono comunque contento anche solo per il content che sono riuscito a portarvi quest'oggi. Mannaggia, dai, è stato qualcosa di divertente. Mi fa ridere perché dall'ultima carta che serviva a doppia il passo veramente breve, qualcuno nei commenti nei giorni scorsi mi aveva scritto: ma sì, quando ti manca una singola carta fai prima a comprarla direttamente piuttosto che sbustare all'infinito in attesa di trovarla. Ecco, perfetto. Quindi io e i miei Zapdos vi salutiamo. È stato un video molto interessante. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo con un prossimo contenuto. Evviva Zapdos! Pokémon meraviglioso!